Siamo con Gabriella Tognola, ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha curato in occasione di questa conferenza sul Lago di Como una importante sessione sulla telemedicina. Dottoressa Tognola, come sono le prospettive, gli sviluppi tecnologici anche politici, credo, di politica sanitaria che riguardano la telemedicina? Assolutamente, grazie per questa domanda, anche perché, come dire, l'ambito della telemedicina e più in generale quello che noi chiamiamo delle e-health, ovvero sia della sanità digitale, all'interno del mondo, diciamo, della audiologia sta prendendo piede sempre più spesso. Tant'è vero, come lo dimostra anche, come dire, un caso particolare, il programma di questa conferenza, che rispetto alle conferenze che sono state svolte negli anni precedenti, questa è la prima volta in cui abbiamo avuto addirittura 5 sessioni proprio dedicate all'e-health. All'e-health articolato, diciamo, nei suoi servizi, quelli, come dire, principali, ovvero sia si parla di e-health sia per quanto riguarda nuovi test per fare il test dell'udito, che diversamente rispetto a quanto fatto tradizionalmente, tramite l'applicazione di queste tecnologie, chiamiamole così, ICT, che sono peraltro tecnologie, come dire, vecchie, ma sono nuove perché sono applicate, per così dire, da pochi anni in questo ambito. Grazie a queste tecnologie c'è una specie di cambiamento, di shift, di paradigma, di modello di cura del paziente, dove mentre prima il paziente accedeva ai servizi, per esempio quello di test dell'udito, piuttosto che quello della ricevo un'amplificazione, piuttosto quello che poi ricevo un trattamento, il cosiddetto intervention, mentre quindi prima il paziente cedeva questi servizi con un intermediario, che era appunto il professionista piuttosto che il tecnico, adesso con l'implementazione di questi nuovi servizi c'è questo shift di paradigma in cui il paziente, forse sarebbe meglio chiamarlo l'utente perché non è più paziente, riesce ad accedere a questi servizi in maniera diretta. Quindi dicevo, ci sono stati degli ottimi esempi all'interno della conferenza su nuovi sistemi per fare appunto i test per la valutazione dell'udito, sia tramite degli smartphone piuttosto che tramite utilizzo di piattaforme tipo tablet, in cui il soggetto riesce a fare questi test direttamente a casa. Poi ci sono stati degli altri ottimi esempi su quello che riguarda l'amplificazione, ma in senso più ampio rispetto al termine classico dell'amplificazione. Quindi con l'e-health noi riusciamo a parlare di un cosiddetto sound enhancement, cioè sono dei sistemi che permettono di arricchire il contenuto audio che arriva all'orecchio dell'utente, chiamiamolo così. Ovviamente qui ci sono sia i sistemi, così dire, hearing aid based, differenti rispetto alla tradizione, come dire, dell'hearing aid, in cui in questo caso, pur avendo un dispositivo classico, questo dispositivo però ha dei sistemi, delle app, che sono gestibili direttamente dall'utente, e con queste app l'utente può fare praticamente a 360 gradi il fitting da solo di questi device. Piuttosto che abbiamo anche degli esempi di arricchimento del contenuto, come dire, audio del paziente tramite dei sistemi personalizzati di sound enhancement che addirittura bypassano completamente la protesi acustica e sono implementati su delle piattaforme tipo smartphone in cui il suono viene amplificato, fornendo tipicamente un 3 o 4 diverse tipologie di modalità di amplificazione, e quindi qui non c'è più la protesi acustica, c'è direttamente lo smartphone, l'utente scarica il programma e lo mette sullo smartphone e poi da lì tramite le cuffie direttamente dallo smartphone riesce ad avere una amplificazione del suono. Parecchi contributi anche per quanto riguarda l'intervention vista in questa nuova modalità, un'intervention che in qualche maniera deve essere forse ancora, come dire, supervisionata dal personale sanitario, tecnico, ma che viene anche fornita tramite delle piattaforme in internet. Non da ultimo la sessione che abbiamo curato direttamente noi
quindi io e il mio team al CNR, all'Istituto IIT, che è una sessione come dire, più tecnologica, che tende a coprire quegli aspetti, come dire, trasversali rispetto a questi 3-4 domini, diciamo, di servizi rivolti al paziente con perdite uditive. Allora, noi qui in questa sessione affronteremo il problema di come valutare in una maniera, come dire, veloce, ma come dire, di qualità, come valutare l'efficacia delle app che sono rivolte ai soggetti che hanno problemi di udito. Abbiamo fatto un'ottima review di tutto quello che esiste su questo, in questo settore, sul market, sia quello Android che quello iOS, e ci siamo accorti che ce ne sono parecchie di queste app. Quindi, siamo arrivati al punto in cui adesso bisogna in qualche maniera, come dire, fermarci, cercare di capire quali sono le caratteristiche che bisognerebbe andare a valutare di queste app, sia, come dire, questo tipo di servizio che potrebbe essere utile sia per il medico, per dare, come dire, al medico uno strumento tale per cui prima di consigliare l'uso di un'app al paziente, il medico possa avere una specie di carta d'identità di cosa fa l'app, quali sono i requisiti tecnici, se questa app utilizza dei dispositivi esterni o quant'altro. E anche questo modo nuovo di struttura di valutazione delle app serve anche poi all'utente stesso, perché appunto, come dicevo, non sempre queste app arrivano a chi li sta utilizzando attraverso il tramite di un medico che quindi è già valutante. Vedremo sempre in questa sessione anche un'altra attività, come dire, trasversale, nel senso che ci si rende conto che, visto anche il tipo di utilizzatore di queste nuove strumentazioni, non basta semplicemente garantire che dal punto di vista tecnologico tutto funzioni bene. Bisogna anche garantire che queste nuove piattaforme, questi nuovi servizi di e-health siano usabili da parte dell'utilizzatore. Quindi per far questo bisogna in qualche maniera far parlare insieme le due comunità, tre comunità, dell'utente in quanto end user, del medico e anche, diciamo, del tecnico. La seconda comunicazione che verrà presentata sviluppa appunto questo aspetto, cioè quello di far parlare insieme questi due comunità. Infatti si tratta di argomenti assolutamente innovativi e affascinanti. Quello che mi viene da chiederle è, a suo parere, insomma, voi siete ricercatori, ma a suo parere la comunità dei professionisti è preparata a questo salto di qualità, nel senso che sta parlando di outfitting per certi versi, cioè di un passaggio nel quale il primo step del rapporto tra paziente e professionista verrebbe in qualche modo bypassato. A suo parere la comunità professionale sanitaria è preparata ad accogliere queste nuove tecnologie? Diciamo che, chiamiamolo così, a torto collo è preparata, anche perché infatti, seguendo appunto queste sessioni sugli health, parecchie volte è stata posta questa domanda e la risposta che abbiamo dato è stata questa, cioè che noi vogliamo o non vogliamo la pervasività di queste nuove tecnologie, mobile health, e-health e via dicendo, sono comunque talmente pervasive che, come dire, non avrebbe senso che la comunità dei professionisti faccia da blocco rispetto a tutto. Quello che invece viene richiesto è che ci sia effettivamente una grossa partecipazione della comunità dei professionisti, perché non è tanto un problema di riuscire a implementare queste nuove tecnologie. Infatti, vedendo il panorama di tutto quello che è presente, ci sono tecnologie che sono state sviluppate da team riconosciuti a livello scientifico, a livello internazionale, ma anche di team di perfetti sconosciuti. E forse questo è il momento in cui proprio serve avere il feedback, più che feedback anche proprio la partecipazione sul campo, il sporcarsi le mani anche della comunità dei professionisti, perché serve appunto dare una qualità migliore a queste nuove applicazioni, nuovi strumenti, nuovi servizi. Quindi quanto mai come ora è necessario questo joint venture tra tutti. Ecco, un'ultima breve battuta sul mercato. Ecco, a suo parere quanto è pronto il mercato, che ha fatto passi da giganti negli ultimi decenni, insomma, in tema di audiologia, e quali sono dal punto di vista vostro di ricercatori le prossime frontiere? Cosa ci dobbiamo immaginare che manca ancora?
E forse quello che manca ancora è il passaggio una volta per tutte da, adesso siamo ancora un po' una specie di zona di transizione, dal sì, lo so che esistono questi nuovi metodi, però cerco sempre di rapportare questi metodi rispetto alla mia pratica clinica, quella solita. Forse adesso bisognerebbe veramente fare il passo avanti. E quindi cosa serve? Serve allora senz'altro fare delle validazioni su tutto quello che è stato prodotto adesso. Per esempio, faccio un esempio molto banale, stiamo parlando dei test di, per la funzionalità auditiva home base, sono belli e tutto, però c'è un grosso problema di capire qual è la calibrazione del sistema, se il sistema sta funzionando bene, cioè ci sono proprio tutta una serie di aspetti tecnici che vedranno coinvolti la comunità scientifica per parecchi anni. Grazie Ingegnere Tognola, buon proseguimento. Grazie.